Com'è andata la cena? C'è niente, ho visto partite e basta, non c'è altro. L'ha visto contento Maxi, ha intenzione per questa fase particolare? È normale che sia in tensione, perché insomma, è chiaro. Vediamo. Venerdì sarà il giorno giusto? Sì, il giorno finale più che quello giusto, sì. Lei l'ha rassicurato un po' il ragazzo? Cioè, lui dice di essere veramente milanista? Lo so, e lui è carino molto, però noi entro venerdì sciogliamo l'enigma. Vediamo. Per te sarà Milan o niente, o City, oppure può esserci qualche altro? Non lo so, questo va chiesto a Tevez, non ho idea, vediamo. E la stessa cosa per Maxi, c'è la possibilità che va 6 mesi magari da un'altra parte, se mai dovesse arrivare Tevez, quindi sempre in orbita Milan? Sì, o sta al Milan o va al Catania, o cioè, scusi, o sta al Catania o va al Milan. Ah, quindi o Catania o Milan. Sì, questa è la dichiarazione di Galliani, che è notizia di poco fa da parte di Peppe Di Stefano, che è ancora forse con Maxi Roberts, non lo so, ma ha invitato Maxi Roberts allo stadio domani a vedere la Coppa Italia. Maxi Roberts andrà, quindi chissà, magari domani sera sarà già un giocatore del Milan, verrà presentato in tribuna, tra virgolette, al pubblico. Oppure invece andrà come spettatore, in attesa che poi il venerdì mattina si decida. Ma ancora andiamo in onda noi, perché domani mi voglio proprio. Mi sto appassionando a questa telenovela. Sembra che ha vinto un premio Maxi Lopez. Ma però perché se è qua Maxi Lopez non lo facciamo venire in perché studio? Perché poverino, non farlo parlare. No, sta qua con noi, poi gli mettiamo una brandina qui al fianco, dorme. E appena lo chiamano si alza. Alzati Maxi Lopez. Col telefonino qua. Col telefonino a fianco.